Un'ottava edizione da record per Maison et Loisir, il Salone dell'Abitare. Quella andata in scena dal 24 al 28 aprile 2019 all'Espace Aosta di Via Lavoratori Vittime del Col du Mont. Superate, non di poco, le presenze dello scorso anno, registrando ben 37.000 visitatori, tra l'entusiasmo degli organizzatori, ripagati così del grande lavoro fatto per mettere in piedi una simile fiera. Con 249 stand e ben 136 eventi collaterali, che spaziavano dall'arredo per la casa e alle strumentazioni tecnologiche sostenibili, arrivando fino all'arte, al benessere e all'immancabile e apprezzatissima gastronomia, il coinvolgente programma di questa edizione di Maison et Loisir, finalmente a casa, ha incontrato davvero i gusti di tutti, grandi e piccini, mettendo in mostra il meglio dell'offerta valdostana. Progettazione architettonica, interior design, finiture e tessuti, arredamento e complementi, idee per la casa di montagna, oggetti di design, artigianato, arte, creazioni esclusive, soluzioni originali per personalizzare ogni spazio, domotica, connettività, elettronica, impiantistica, efficienza energetica, bioedilizia, abiti e accessori per le nozze, location, banqueting, fiori e decorazioni, servizi fotografici e video, musica, stampe, regali, palestre domestiche, tempo libero, bricolage, verde e arredo esterno, piscine, trattamenti benessere, salute, convegni e conferenze, laboratori, enogastronomia, spettacoli, concerti, solidarietà, animazioni per bambini. Questi grandi settori toccati nella 5 giorni, dedicata alla casa. Ecco a voi alcune immagini per chi non fosse riuscito a visitare la mega denso struttura di Maison et Loisir o semplicemente volesse rivivere per qualche istante le stesse sensazioni provate, passeggiando tra i suoi corridoi e i suoi immensi spazi.